Io non posso darvi solo contro euro di principio, la lira si consentiva più, non porto soldi in tasca dal 1984, sono accompagnato da persone molto generose, che mi offrono da bere, mi offrono da mangiare, vivo come un conosciare, se devo pagare qualcosa c'è uno che ha la carta di credito, non so niente, non so come siano i soldi, non mi sono accorto che passando dall'euro alla lira, però quello che ho guadagnato è stato molto, è diventato opere d'arte, sono spirito, c'è cose che mi vanno qui. Capisco che sia una cosa pregevole e che è giusto dire di me, però è vero che è proprio la mia mente, cioè non voglio nulla che sia mio, non ho bisogno di niente se non di essere vivo, e le opere d'arte sono dipinte da persone che sono vive nel prolungamento delle loro opere, come se continuassero a guardare un quadro di Caravaggio. Caravaggio è vivo, molto più di molti vivi, molto più di Bersaglio, senza dubbio. E quindi avere un'opera d'arte vuol dire avere davanti una persona, è un rapporto amoroso, erotico, e lasciarlo, ma io non ci sono più, spero che dopo i 73 anni, sarà come incontrare me. Quindi lei ha detto questa cosa, che quel denaro che ho guadagnato non mi è servito per diventare ricco, non so cosa voglio dire, ma per portarmi vicino degli spiriti, delle anime che sono dentro quelle opere d'arte. Quindi questo è vero. Quindi tanto che se sei nato in medico, loro avranno la tua collezione. Italia, sì. Parlo in televisione, no? Mi accusano di cose inverosimili, coppie che dovrebbero essere quadri, se fossero quadri buoni non sarei tenuti, e viene lì uno che mi intervista, lì poi dice, no, mi intervista, non viene niente, mi faccia da schifo, una faccia da topo, una faccia da lumaca. Allora a un certo punto mi comincia veramente stronzi, cioè, e faccio così, naturalmente che va finto, ma non era un'intervista concordata, se tu fai un'intervista, tu lo che ti chiama e tu dici va bene, dai una liberatoria, è una cosa domanda. È andata in televisione, si chiama, non si voleva far vedere, assolutamente niente, però era una provocazione, quindi in realtà io faccio cose che non si possono fare, che fanno parte del mio spirito polemico, che lui è giustamente definito con un aggettivo che prova la sua intelligenza, ha detto spirito dissidente. Ecco, dissidente è quello che un grande autore che era molto rappresentato quando ero ragazzo, Bertolt Brecht, un comunista importante, dice con una frase che mi colpì molto e ha orientato la mia vita: se vuoi diventare una guida, devi dubitare delle guide, perché uno che segue un altro, un seguace, può essere portato ovunque. Se vuoi diventare una guida, devi capire tu qual è la strada, e dubitare delle guide, certe volte non posso dire anche la cosa giusta, ma devi ogni volta verificare, questo è il mio spirito, di verificare. E allora, quando sono arrivato oggi a Paduna, sono tornato in un luogo, vi dirò che qui sembra una cosa arrogante, ma non era affatto. Io, conoscete Moratti, Massimo Moratti, che è stato il presidente, parlavo prima invece della sua cognata, che è quella che appunto è stata in polemica con me. Ma nel 1984, quindi 40 anni fa, la sorella di Moratti aveva una grave forma di anoressia. Vedendo come vivevo il divertimento della mia vita, suo fratello me l'affidò, come se io fossi un medico, per darle vitalità. Io mi ricordo che stando forte dei marmi, con lei magrissima, secca, asciutta, io le dissi, perché non andiamo a Padula? Padula non c'era ancora, era il nome di un luogo che stava cominciando a riemergere, non dalla terra, come le cose di archeologia, ma dalla memoria, era stato perduto. E con un elicottero, ma non un elicottero arrogante, con il divertimento di avere una ragazza ricchissima che avrebbe dovuto tornare fresca e in forma, grazie a delle emozioni, da portare a Padula, che era l'emozione di un luogo nuovo che stava nascendo davanti al mondo. E anche oggi ho visto una signora, che purtroppo 40 anni fa era una ragazza, mi ha guardato e dice, noi ci siamo conosciuti nell'84, dico sì, bello che siamo conosciuti nell'84. Però si ricordava questo episodio. Ora, io in tutto il meridione, e i luoghi dove sono candidato, per dire della colonna che siamo qua, sono già stato. Per me è un ritorno, sono stato perché era uno spirito di vedere e di conoscere luoghi in tanti di me. Ho visto Matera quando era un luogo abbandonato, che si riteneva ammalato dai sassi, e oggi con quei sassi è rinato. Sono diventato e ho portato tante persone, citavo prima Liliana Cavani, la grande regista di sinistra, tra l'altro che mi ringrazio continuamente perché le ho fatto vedere Castello Abate, dove abbiamo fatto un premio importante che ogni anno celebra personalità. Sono arrivati il presidente dell'Albania e di Rama, che poi ha fatto l'accordo con la Meloni. Sono arrivati tanti che io ho invitato, per cui io ho ritenuto che questa terra, che non è la mia, fosse talmente preziosa da essere orgoglioso. Questo può fare un
parlamentare europeo, un Parlamento difficile in cui l'Italia è tenuta come una importante nazione, ma meno importante di Germania e Francia, ma è più importante per la sua grandezza e per quel meridione che io chiamo appunto Magna Grecia. Ma ricorderete, meno giovani, che il Parlamento europeo, l'Unione Europea, voleva cacciare la Grecia perché era povera. Ma come fai a cacciare il luogo dove è nato il pensiero, dove c'è stato il futuro? E la Magna Grecia è un'estensione della Grecia, per cui l'Italia e la Grecia e l'Italia come Magna Grecia sono un luogo dove le cose sono accadute in modo definitivo perché l'Europa nascesse. Se si parte di lì si può riformare l'idea d'Europa, che non è un luogo che ti deve dare dei danari, deve essere un luogo dove devono essere arrivare le risorse perché le cose trovino uno sviluppo non sostenibile, che è una brutta parola, ma compatibile. La compatibilità di luoghi come questi è di avere, si spopolano i luoghi, si cerca lavoro dove c'è l'industria, ma l'industria non è lo sviluppo solo di un luogo la cui bellezza ha una forza che alcuni luoghi come Ravello, che lui citava, come Capri, come Ischia, dimostrano essere diventati fonti incredibili attraverso la bellezza di economia. Quindi occorre riportare l'Europa in un centro ideale che è il meridione d'Italia, con le sue meraviglie, non pensa a Pesto, ancora c'è, proprio pensi alla Casa Bianca e il Tribunale di Pesto. Cioè tutto è nato qua. L'idea che ci sia qui il vittimismo, l'idea che manca il lavoro, la disoccupazione, la migrazione, è un piangersi addosso che ha determinato il contrasto fra nord e sud, perché si è pensato di fare del sud lo stesso sviluppo che il nord ha avuto. No, lo sviluppo c'è già stato, è finito, occorre semplicemente correggerlo. Qui essere più indietro vuol dire cercare uno sviluppo che sia compatibile con i luoghi che hanno meraviglie senza fine. E il caso emblematico che avete vissuto qua vicino a voi è quello di Matera, che è diventata quello che è diventata, diventando un luogo che bisogna andare a vedere almeno come Venezia, grazie alla cultura, capitale europea della cultura, e generando un'invidia tale per cui il ministro all'epoca fu costretto a fare la capitale italiana della cultura. Oggi Pesaro, domani Agrigento, ieri Procida, perché si è guardata Matera con invidia, era sempre stata guardata con invidia. I Sassi fatti evacuati per fare le case popolari, oggi nei Sassi c'è un'economia formidabile. Il più bel albergo di lusso, anche se è un lusso compatibile, è fatto dentro i Sassi, l'ha fatto uno svedese. Ora, quel modello per il tema della cultura ci fa capire quello che può accadere qui, quello che è accaduto anche a Padula, perché Padula ha una tale vastità, una tale bellezza che può diventare una delle attrazioni più importanti del meridione, arrivata molto dopo sia Pompei che Pesaro. Pompei si continua a trovare un passaggio che si trova perduto, cioè mai come negli ultimi 5 anni si sono trovate case nuove, e tutto questo è impressionante, ma occorre che i governanti, dall'Europa o dall'Italia, assumano un atteggiamento che si chiama autonomia differenziata. Ebbene, sia differenziata come l'autonomia del Trentino, che è assoluta. Abbiamo in Italia 5 autonomie, quella della Valle d'Aosta, che è come la Francia, quella della Friuli Venezia Giulia, che come se non ci fosse, quella della Sicilia, che c'è tutta, ma quanto rivendicano l'autonomia sul piano dei loro statuti, quanto hanno bisogno dei soldi di Roma, cioè non c'è nessuna autonomia, perché vivono soltanto di assistenza romana. La Sardegna è autonoma, non riescono per esempio a impedire le paleoliche. L'unico luogo dove l'autonomia è totale è il Trentino Alto Adige, per cui l'autonomia differenziata che propone la legge, che può sembrare contro il meridione, se ne parla tanto, la sinistra soprattutto, deve essere studiata con un collettivo che può venire da una persona che ha il senso della nazione come la Meloni, per far sì che l'autonomia si misuri con le necessità dei luoghi. Cosa serve qui? Recuperare i borghi? Cosa serve qui? Aiutare l'agricoltura? Cosa serve qui? Impedire il fotovoltaico e l'eolico che distruggono il paesaggio? Cosa serve qui? Quando una persona investe su un'impresa che sia un agriturismo, o sia, che è una bella idea della tradizione cristiana, o sia un grande ristorante, o sia una... improvvisamente ti accorgi che quello che sembrava realizzato incredibilmente nella regione più povera, che era la Sardegna, diventata la Costa Smeralda, che è la cosa più ricca del mondo, incredibile, accadeva negli anni 60, è accaduta, io ero anche lì presente e l'ho sostenuta, con l'architetto De Cunzo, che è lo stesso che ha fatto il restauro di Padula, con una grande masseria in Puglia, che si chiama San Domenico, che era una masseria abbandonata e diventata un albergo, Borgo Ignazia, dove io ho fatto costruire con la compatibilità dei materiali,
che sarà la sede del prossimo G7. Ora, una cosa come quella accade in Puglia, perfezionando un modello che era quello della Sardegna. Occorre ragionare in questo modo, cioè capire che la quantità di meraviglie senza fine in tutto il territorio meridionale può creare un'economia di una ricchezza che è fatta di persone che stanno qui e non hanno bisogno di andare a Milano o a Parigi. E quello che possono fare qui ha un esempio in cui la conservazione delle meraviglie, dell'integrità dei luoghi, dei posti sublimi che ci sono qua. Io ho scoperto un piccolo paese che dice che ha molte fusto vicino a Benevento, mai visto. Ora, se tu riesci a investire su un luogo come quello, come ha fatto uno svedese nei Sassi di Matera, con 30 stanze dentro i Sassi, cos'è che ti aiuta poi? Ti aiuta la tecnologia dei social. Qualcuno, studiando i temi di antropologia, si è accorto che il mondo più abbandonato, che è il terzo mondo, il mondo africano, ha vissuto in un isolamento che era quello che gli faceva, gli fa ancora aspirare di venire a Lampedusa, di andare in Occidente. E però il solo telefonino ha consentito di togliere dall'isolamento intere popolazioni in Africa. Quindi tu puoi stare in un luogo e essere al centro del mondo con quello strumento. Tutto questo deve essere studiato dai governanti, da quelli che sono nei luoghi dove si guida il mondo, per capire che una quantità di meraviglie come quelle che sono qui non devono indurre ad andarsene perché non c'è lavoro, di trovare il lavoro qui e moltiplicarlo davanti al mondo. È un progetto importante, ambizioso, di un'autonomia che tenga conto di quello che è qui, altrimenti abbiamo lo sviluppo che tutti conoscete, di cui tanto si è parlato, alla nord, che è quello dell'Ilva di Taranto, che è un fallimento assoluto. Cioè, se tu vuoi portare l'industria in un luogo di bellezza, crei quel casino. Matera è esattamente l'opposto, siamo sulla strada buona. Occorre che l'Europa lo recepisca, quindi che non pensi che deve dare incentivi di 140.000 euro per ogni megawatt delle pale eoliche, ma deve dare ai contadini. Dove c'è un pomodoro più buono di quello che c'è da Napoli in giù? Dove ci sono produzioni agricole? Occorre che l'Europa distingua gli investimenti, quindi i finanziamenti europei e l'autonomia devono essere relative alla diversità di un luogo rispetto a un altro. Questo è quello che io penso. Non solo né per annoiarvi né per fare un discorso politico, ma per dirvi quanto sono ammirato di questa bella serata con tante persone che evidentemente mi vogliono bene e che sanno che sono la loro voce. Quelli a cui sto sulle palle facciano quello che vogliono, ma quelli che sanno che io sono la mia forza.